In Italia vige un sistema di gestione dei dati degli autoveicoli unico al mondo, basato sull'esistenza di due registri telematici differenti: l'Archivio Nazionale dei Veicoli ANV, istituito presso la Direzione Generale per la Motorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, e il Pubblico Registro Automobilistico, il famoso PRA, gestito dall'Automobile Club Italia, l'ACI. La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di razionalizzare il sistema attualmente in vigore attraverso l'accorpamento in un'unica struttura degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico e della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso il trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico Registro Automobilistico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Come rilevato nel cosiddetto dossier Cottarelli di qualche anno fa, l'unificazione degli archivi telematici Archivio Nazionale Veicoli e Pubblico Registro Automobilistico presso il Ministero produrrebbe a tariffe invariate un immediato nuovo introito per lo Stato pari a circa 190 milioni di euro l'anno, che anche depurato dai costi di gestione rinvenienti dall'attribuzione di nuove funzioni alle strutture centrali e periferiche del Ministero, genererebbe comunque un saldo di bilancio di gran lunga positivo rispetto alla situazione attuale, fino ad 80 milioni di euro l'anno. La presente proposta di legge prevede che la carta di circolazione e il certificato di proprietà degli autoveicoli vengano sostituiti da un unico documento rilasciato dai competenti uffici del Dipartimento per i Trasporti contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. La proposta di legge prevede altresì l'unificazione dei sistemi informatici attraverso l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un archivio informatizzato unico con la funzione specifica di raccogliere i dati aggiornati relativi allo stato tecnico, giuridico e patrimoniale degli automezzi immatricolati, nonché i dati relativi ai possessori. Dalle considerazioni precedenti emerge con evidenza l'opportunità di superare l'attuale assetto, fondato sulla coesistenza di due enti distinti che svolgono entrambi funzioni di raccolta e di controllo delle informazioni in materia di circolazione, al fine di conseguire risparmi di spesa a carico della pubblica amministrazione e degli utenti. Aiutateci anche voi a migliorare questa proposta di legge.